questa è una simulazione sempre di incendio, questo è un incendio vero dove noi abbiamo partecipato. Queste sono tutte fasi tra esercitazioni di incendi dove noi abbiamo partecipato. Questo è il nostro gruppo con la nostra sede operativa. Abbiamo qui a Piazzale Elio Tortora. Questi sono i nostri volontari all'opera. Fasi di vestizione. La tuta antincendio, la maschera antifumo. Salve a tutti, amici della Santa Marinella, e benvenuti. Siamo qui con il presidente della Pro Virgi di Santa Marinella, quindi della Protezione Civile. Ci hanno invitato cortesemente al palazzetto dello sport per farci vedere il loro operato e per far vedere quello che cosa fanno per la gente e anche per chiedere aiuto. Sicuramente. Perché comunque sia necessità sempre di un'intensità per noi. Esattamente, e quindi come avete potuto vedere anche dal cartello che abbiamo prima recentemente insomma filmato, c'è una precisa richiesta e anche dei numeri di telefono, quindi qualora lo vogliate contattate quei numeri, risponderanno naturalmente gli addetti della Pro Virgi e sapranno sicuramente come contattare le vostre richieste. Bene, dunque. Arrivati a questo punto presentiamo il presidente della Pro Virgi Santa Marinella. Buonasera. Buonasera. Alla telecamera, ci faccia un resoconto della serata, ci dica insomma due parole e magari anche qualche consiglio, visto che sta arrivando l'estate, ai nostri villeggianti e non solo, anche ai nostri cittadini. Sì. Io ringrazio dell'opportunità di vedere con questa telecamera. La serata è andata benissimo, ringrazio tutta l'autorità, il neo sindaco Roberto Paghella che appena ha saputo la nostra iniziativa, ha subito sposato l'iniziativa concedendoci anche un contributo economico e per questo per noi è tantissimo. Gli sponsor, ringrazio tutti gli intervenuti, l'altra associazione, tutti quanti, ma permettetemi di ringraziare soprattutto i nostri, un cuore grande. Volontario significa fare un enorme sacrificio senza essere retribuito. Questa è la base del poco. Perché in questi periodi è difficile anche trovare di persone. Non è poco. Questo mi sembra l'essenziale. Noi svolgiamo un'attività completa per tutto l'anno, per la parte soprattutto per l'antincendio boschivo da giugno a settembre, che ci impegniamo un poco, con due mezzi antincendio, e operiamo oltre che a Santa Marinella su tutto il territorio limitrofo. Operiamo nel periodo invernale per il servizio idrogeologico, facciamo ricognizioni sul territorio segnalando all'amministrazione per le zone a pericolo idrogeologico e sulle discariche abusive che purtroppo Santa Marinella ha un po' la pecca da parte dei cittadini che dovrebbero un po' riguardare questa posizione. È una posizione un po'. Un consiglio per la stagione che è imminente, un consiglio: evitate di incendiare. Anche un piccolo fuoco con un cambiamento di vento può diventare una cosa pericolosa. È successo, succede continuamente a noi che veniamo chiamati da chi purtroppo credeva di accendere una pagliuzza e poi girando il vento si è trovato in mezzo alle fiamme anche a rischio della propria vita. Evitate di accendere della telecamera messa a disposizione, lanciando un appello a tutti i ragazzi. Noi anzi quest'anno abbiamo espletato un progetto in tutte le scuole elementari di Santa Marinella, portando a conoscenza dei bambini, perché il futuro del nostro paese è la linfa vitale, che se non ne fa crescere la coscienza dentro loro del volontariato, poi prenderanno qualsiasi strada di protezione civile che vorranno, ma portandoli a conoscenza che significa fare volontariato, che significa fare protezione civile. Abbiamo portato a conoscenza dei bambini la nostra attività, i nostri mezzi, abbiamo simulato un incendio, è stato un grosso entusiasmo, il corpo didattico, i bambini ci hanno chiesto più a voce di ripeterlo, non lo ripeteremo, cercheremo di migliorare il progetto, cercheremo di coinvolgere altre realtà del volontariato perché non vogliamo un volontariato unito, che in caso di grossa calamità, perché è quello che poi noi intendiamo fronteggiare, la grossa calamità, dove tutte le forze del volontariato siano coordinate e amalgamate tra loro. Questo è l'obiettivo principale a cui noi poniamo. Ok, noi se vorrete vi seguiremo con le telecamere proprio per far vedere il lavoro che magari fate con i nostri ragazzi, magari, che un futuro diventeranno i nostri, diciamo così, amministratori, perché poi è questo il passaggio.
E quindi se volete ci potete l'invito, noi veniamo con tutto il cuore perché ci fa piacere portare avanti iniziative di volontariato, anche perché noi partiamo anche noi da principio di volontariato, cioè che non siamo retribuiti e quindi automaticamente lo facciamo con il vostro spirito, in un modo diverso naturalmente, ma lo facciamo. Ci farà immenso piacere questa collaborazione. Bene, dal palazzetto è tutto, un abbraccio al presidente e quindi alla provincia. Uno dei nostri più attivi collaboratori. Bene, da Alessandro Fiorucci è tutto, a voi la linea di Telesanta Marinella. Arrivederci.